Buongiorno a te, cara. Allora, continuiamo la nostra passeggiata nel campo dell'alimentazione. Consigliate, consigliate per una persona normale che non ha nessun problema e che però insomma vorrebbe seguire un po' una linea corretta dell'esatto degli alimenti da per l'alimentazione. Quindi abbiamo accennato a una prima colazione fatta in determinato modo, quindi latte completamente scremato. Anche se infatti vorrei un attimino approfondire, perché la volta scorsa parlando anche della frutta secca abbiamo lasciato poco spazio ad un momento che invece è molto importante. Certo. Allora, certo. Diciamo di una giornata. Certo. Stiamo qui da approfondire. Assolutamente sì. Sì, perché la volta scorsa abbiamo accennato al discorso dell'importanza del latte derivato sicuramente, però volevo, insomma, prima di tutto è stato dimostrato scientificamente che la colazione è a pranzo, quindi questo segue una buffata di pranzo con conseguenze negative dal punto di vista dello sbalzo insulinico, perché poi dopo un periodo diciamo di digiuno c'è una buffata prandiale seguita da un consumo di diciamo prandiale che da questo punto di vista è una energetico, non di consumo, e che tende a far accumulare ovviamente grassi e calorie. Quindi questi sono i tre motivi. La colazione sarà usata a pranzo, sentita durante il giorno e alle 3. Poi, se vogliamo parlare di come fare una giusta colazione, in modo tale da dare il giusto quantità di nutrienti, il latte e yogurt, abbiamo detto, anche parzialmente scremati, non vogliamo essere completamente grassi, anche parzialmente scremati vanno bene. Accompagnare anche un frutto a colazione può essere comunque una buona abitudine perché la frutta non appesantisce dal punto di vista digestivo il nostro organismo e poi è ottima dal punto di vista detossificante, cioè l'organismo durante la notte come tu lo sapura, se si può dare un frutto la mattina è un modo per detossificare l'organismo successivo di qualsiasi natura, qualsiasi frutto. Quindi una tazza di latte con i cereali, o pane, possibilmente pane integrale o fette biscottate integrali, tra le fette biscottate il pane, mezzo il pane, quanto dipende dal fabbisogno energetico giornaliero. Abbiamo detto che la colazione è il 20% del fabbisogno, per un uomo ad come fa una persona a sapere qual è il proprio fabbisogno? Ci sono delle formule particolari per calcolarle. Poi in generale dipende da questo fabbisogno. Quindi ripartire poi una dieta in cui
parlando sempre della colazione, diciamo, noi ormai abbiamo già detto, io ho chiaro in mente il concetto che mi esprime, però è anche vero che un'abitudine come quella che noi abbiamo fatto noi, parlo ovviamente, non è un nuovo comune, ma è proprio una cosa che è intera, no? La mattina che si un caffè, poi magari questo, poi un giorno mi piacerebbe che tu fossi anche in compagnia del nostro, della nostra carissima dottoressa Spinazzola, che è un tecnico della prevenzione, e lei mi diceva l'altro giorno, ma questo è un momento che mi fa vedere insieme, perché penso che anche voi vi siete già sappiate queste cose, è proprio quella roba lì, proprio le medicine sono veramente dei prodotti da prima. È molto meglio fare le nostre mamme, fare le in casa, delle tettine di buon pane con lo zucchero, la marmellata, insomma, trovare delle valide alternative alle merendine, perché veramente ce ne sono, e tra marche che voi neanche vi immaginate, anche quelle più famose, veramente sono sì, questi grassi che sono cancerogeni, questi grassi pregiati che derivano da, diciamo, grassi vegetali solidificati, cambiano un po' la conformazione chimica, diventano tossici, cambiano quello sciroppo glucoso in altissime concentrazioni, e sono comunque degli iperglicemici, tanti ci aumentano la glicemia, hanno bassissimo potenziale, cioè dopo un'ora ma già al momento già ora brava, neanche cioè nel momento in cui la mangio io non sento se ne mangi due, ne mangi due, ne mangi non hanno state risultate quasi tutti parlano, scendono nel sangue nel momento in cui
discendono, mi viene di nuovo a tutti, tutto il corno mangiare a pranzo. Cioè ci deve essere proprio un'armonia dal punto di vista proprio fisico, no? Sono i missi da un punto di vista di un cliente. Molto spesso si consiglia di fare lo scontrino con la frutta, però anche la frutta è stato un piccolo servizio piuttosto da un piccolo uccello molto alto nella nostra grande, il che non è proprio un costruttivo. Dobbiamo magari associare ad un pranzo missivo questo piccolo in un attimino, diciamo, modulato da altri, diciamo, da un altro, potrebbe essere utile se tu se non la si presa già tanto, perché naturalmente quando parliamo di frutta secca non è che parliamo di mezzo chilo di frutta secca, è una bruciata di 30-40 grammi e soprattutto una volta al giorno. Cioè se io ho avuto modo già di consumare la frutta secca a colazione, non è che mi vuole dire sicuramente ci vuole una grande predisposizione, un fatto di educazione sicuramente, ma ci vuole anche una grande predisposizione mentale, perché noi fondamentalmente questo legato a problemi, per esempio di obesità, dico problemi perché spiritualmente veramente l'obesità è assolutamente incontestabile. Che porta anche poi può portare col passare degli anni a delle gravi conseguenze proprio fisiche. Sicuramente c'è un rapporto con il cibo aberrato, non è assolutamente esatto. Assolutamente come terapia, ma se con uno psicologo, cioè il pensiero di stare da solo diventa quasi impotente, perché c'è un sentimento di quella persona, di un psicologico, di esperienza.
va bene, mi stanno dicendo che il tempo è finito, come sempre io lo dico e non mi stancherò mai di dirlo quando abbiamo degli argomenti così tanto interessanti, il tempo davvero è tiranno. Noi ringraziamo Titti, torneremo ovviamente a parlare di questo, parleremo anche dell'obesità, lo faremo anche con insieme alla pediatra, perché così vedremo anche se possiamo fare delle cose per correggere e per educare i nostri bimbi a un'alimentazione corretta. Io direi di approfittarne a 100 mani. E a voi, cari amiche, come sempre, auguro fortuna, mari tranquilli, buoni amici e buon voyage nel mare della vita. Buon weekend, ci vediamo lunedì, mi raccomando. Arrivederci, buon weekend. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine. Questo programma è stato offerto da Pasta Riscossa, la tradizione italiana dei primi dal 1902.